Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento dei webinar tecnici di Sumitomo Chemical Italia. Il futuro è sempre più biorazionale e sempre più smart. Oggi con noi abbiamo Roberto Valestrazzi. Buonasera a tutti. Roberto, se vuoi presentarti. Sì, buonasera a tutti, io mi chiamo Roberto Balestrazzi e sono Customer Marketing Manager per Nufarm Italia, che Nufarm Italia, diciamo, distribuisce la maggior parte dei suoi prodotti proprio attraverso Sumitomo, e quindi è il motivo per cui siamo qui oggi a supportare le esperienze fatte su Kestrel. Io sono Ignazio Romeo, sono il responsabile insetticidi e prodotti proprietari di Sumitomo Chemical e oggi appunto parleremo, come avrete capito, di Kestrel e di cimice asiatica. L'argomento di oggi è la cimice asiatica. La cimice asiatica è un insetto tristemente noto sia in Italia che nel resto del mondo, purtroppo per i danni ingenti che causa su diverse colture. È un insetto originario della Cina, di Taiwan, quindi in tutti gli altri paesi è considerata una specie aliena. L'insetto fu esportato, diciamo, per la prima volta negli Stati Uniti nel 1996, dove appunto iniziò già lì a creare diversi danni, inserendosi in un ecosistema nuovo che non era pronto a questo insetto. In Europa il primo arrivo fu nel 2010 dalla Cina, mentre in Italia arrivò 2 anni dopo dagli USA, quindi dagli Stati Uniti invece che dalla Cina. L'arrivo in Italia, appunto, come abbiamo detto nel 2012, è stato riscontrato per la prima volta nella provincia di Modena. E da lì si è diffuso in questi anni in tutto il nord Italia, dove abbiamo la maggiore pressione e il maggior numero di danni dovuti a questo insetto. Nelle regioni che vedete verdi nella slide abbiamo la segnalazione già della presenza dell'insetto, ma senza grossi danni, per fortuna ancora, sulla maggior parte delle coltivazioni. L'unica eccezione sono la Campania, alcune zone della Toscana e la Liguria, dove sulla frutta già si cominciano ad avere i primi danni, purtroppo. La cimice asiatica è molto attratta dai frutti in generale, che punge con il suo apparato boccale pungente e succhiante, andando a causare danni direttamente sul prodotto e pungendo e quindi causando danni su diversi frutti, non solo su un frutto, come per esempio avviene nel caso dei lepidotteri, che fanno un danno, un frutto per ogni insetto. In questo caso un solo insetto è in grado di danneggiare diversi frutti. I danni più importanti sono appunto registrati nel nord Italia, come abbiamo detto, nel 2019. Questa stima, diciamo, è anche ottimista, parla di 356 milioni di danni, però i danni più importanti appunto si registrano sulle colture di pero e melo. Su pero abbiamo soglie di danno che arrivano a superare il 75% e su melo soglie di danno che superano il 50% della produzione, quindi molto molto elevate. Senza contare tutti i danni che ci sono anche su pesco, ciliegio, albicocco. Possiamo avere anche su olivo e pomodoro. La diffusione di questo patogeno raggiunge 2 volte nell'anno il picco massimo. Abbiamo un picco in primavera, in questo periodo qui, diciamo la tarda primavera, e un picco in estate, la seconda metà di agosto. I principali danni sono appunto visibili con i tipici danni da puntura, quindi degli infossamenti, delle suberificazioni, delle necrosi attorno all'area punta, decolorazioni. Su pero, appunto, la coltura più colpita, possiamo vedere questi dati, la fonte è Agronotizie, in cui vediamo la diminuzione di resa tra il 2018 e il 2019 per diverse cultivar di pera. Quindi su Williams, per esempio, siamo passati 115 tonnellate del 2018 alle 70.000 del 2019, su Conference
37.000 si è più che dimezzato a 16.000, e su Abate Fetel abbiamo da 247.000 a 106.000 tonnellate. Possiamo vedere appunto questi danni particolarmente importanti. Il ciclo della cimice asiatica inizia appunto con lo svernamento, sverna da adulto riparandosi in strutture coperte come ad esempio edifici abitati, capannoni o stalle. Abbiamo solitamente appunto una generazione primaverile che ha luogo a partire appunto dopo che i primi adulti svernanti si iniziano a riprodurre, ed è composta, il ciclo biologico è composto da cinque stadi giovanili che precedono la fase alata, che è quella adulta. Quindi le cinque forme giovanili, che sono due neanidi e tre di ninfa, non sono alate, ma si spostano molto, sono molto mobili, e infine appunto gli adulti sono alati e hanno capacità di raggiungere anche notevoli distanze in volo, si parla di 5 km nelle 24 ore in media, ma con picchi anche di 100 km per adulto. La prima generazione svernante appunto compie un intero ciclo, si riproduce e dà vita alla seconda generazione. È particolarmente interessante, purtroppo dal punto di vista dei danni, il fatto che gli adulti hanno una notevole longevità, per cui si può avere perfino la sovrapposizione di tutti e tre gli stadi di adulti, da quelli svernanti, quelli di prima e quelli di seconda generazione, perché appunto la longevità può arrivare fino a un anno e mezzo, la vita di un adulto. La cimice asiatica è un insetto molto polifago, non ha ospiti obbligati, quindi non è legato per forza alla presenza di una determinata pianta, ma la sua longevità dipende, può essere variabile, dalla disponibilità di diverse specie vegetali. Quindi preferisce spostarsi su diverse specie vegetali nel corso della vita di un individuo. Come abbiamo visto, appunto, l'adulto sverna all'interno delle abitazioni. In primavera, quando si raggiungono circa i 13-15 gradi, abbiamo lo sfarfallamento, diciamo, l'uscita delle forme svernanti verso aree incolte, verso le siepi, verso zone non i frutteti, perché non hanno ancora la frutta che li attrae, e si spostano in aree non coltivate. Qui compiono il primo ciclo, quindi c'è l'accoppiamento, la deposizione delle uova, lo sviluppo delle neanidi fino agli adulti, che sono quelli che poi gli adulti di prima generazione si sposteranno sul frutteto. Qui si riprodurranno e svolgeranno il secondo ciclo, andando appunto a creare i danni alla frutta. È particolarmente importante notare appunto che nel frutteto si ritroveranno quindi alla fine due generazioni di adulti come minimo, e poi tutti gli stadi giovanili. C'è da considerare appunto che tutti gli stadi, sia giovanili che adulti, sono in grado di provocare i danni che conosciamo e che abbiamo descritto prima. Quindi questa è diciamo, il ciclo biologico dell'insetto, che è causa della pericolosità di questo insetto. Per controllare un pericolo così grande è importante seguire le indicazioni dei servizi fitosanitari regionali, degli enti ufficiali, che sono tutti concordi nel parlare di lotta integrata. Quindi è indispensabile che le misure messe in campo dagli agricoltori siano di tipo diverso, non solo lotta chimica, non solo mezzi meccanici, ma appunto un insieme di metodologie che possono insieme ridurre questo pericolo. Sicuramente si inizia con il monitoraggio,
Il monitoraggio può essere fatto sia sugli adulti che sulle forme mobili giovanili. È importante però ricordare che nel caso della cimice asiatica vengono commercializzati soprattutto feromoni di aggregazione. I feromoni di aggregazione, a differenza di quelli sessuali utilizzati per altri insetti, attraggono l'insetto nei dintorni della trappola e non sulla trappola stessa. Quindi è importantissimo che il monitoraggio, le trappole a feromoni vengano posizionate nei bordi del campo e non meglio al di fuori, proprio per evitare di portare ancora più cimici all'interno. Inoltre abbiamo dove c'è la possibilità, il vantaggio di utilizzare reti che antinsetto. Le reti antinsetto hanno anche il vantaggio di essere appunto funzionali anche per altri scopi, per altri problemi del frutteto. Da quest'anno abbiamo il Trisolus japonicus, che rafforza la difesa, la lotta integrata con i lanci che sono appunto iniziati quest'anno di questo parassitoide delle uova di cimice. E infine abbiamo delle esperienze di controllo simbiontico. La cimice si è visto che ha bisogno nelle forme giovanili di assorbire un batterio che appunto è presente, viene depositato dalla madre sopra le uova. Le neanidi di prima età, nutrendosi intorno alle uova, assorbono questo batterio e grazie a questo batterio simbionte riescono a svilupparsi. Senza questo batterio le neanidi non riescono a svilupparsi. In questo modo sappiamo che appunto un trattamento con azione battericida sulle uova può ridurre sensibilmente la vitalità di questo insetto e quindi la diffusione poi nella stagione. Tra i prodotti da utilizzare possiamo ricordare anche il rame, può avere un'efficacia battericida. Per esempio il Cupoxat distribuito da Sumitomo è registrato con 10 trattamenti sulla fase vegetativa e quindi per esempio può essere utilizzato con questa funzione sulle uova. Infine ci sono i trattamenti insetticidi che però devono essere fatti con prodotti che rispettino il concetto di lotta integrata, quindi che si integrino con gli insetti utili, che non diano fastidio agli insetti utili e che abbiano sia una funzione abbattente ma anche un'azione sistemica, in modo da avere un'efficacia anche sul lungo periodo. In questo lascio la parola al collega Roberto Balestrazzi, che ci parlerà appunto delle esperienze fatte in Italia con Kestrel. Gli cedo la presentazione. Io vi parlerò, diciamo, di alcune esperienze per quanto riguarda il controllo di cimice asiatica. Scusate un attimo, perché rifaccio un attimo un passo indietro, ecco, per parlarvi di, diciamo, di in particolare di un prodotto di Kestrel, che è una formulazione innovativa di SMPRID 200 grammi litro, che grazie alla presenza di coformulanti originali di ultima generazione ne migliorano l'assorbimento. Un altro aspetto importante della formulazione, avere 200 grammi litro vuol dire 4 volte più delle principali più note da tempo formulazioni presenti, vuol dire avere meno prodotto da movimentare, meno prodotto, diciamo, nei magazzini e soprattutto meno contenitori da smaltire, quindi anche un'ottica alla sostenibilità. Kestrel è un prodotto che agisce per contatto e quindi abbiamo la possibilità proprio di controllare direttamente gli insetti col contatto, ma anche per ingestione. Il prodotto può aderire alle superfici vegetali e penetrare all'interno e distribuirsi in maniera citotropica e poi sistemica e quindi è in grado di controllare un ampio, diciamo, ventaglio di insetti, tra cui ricordiamo tignole, cicaline, tripidi, dorifora, ad esempio sulla patata, sulle solanacee, afidi, su colture orticole e frutticole, mosche della frutta e dell'olivo, aleurodidi,
e altri tipi di minatori fogliari, Carpo capsa e Cilia molesta. E diciamo ultimo, perché ha inserito recentemente in etichetta, cimice asiatica. Quindi abbiamo uno spettro d'azione cosiddetto multi-target, cioè che è in grado di controllare diverse tipologie di insetti. Questo è molto importante, credo, perché permette anche di ottimizzare i costi e il numero degli interventi che andiamo a fare. Il nostro, in particolare, oggi parliamo di frutteto, ma vale anche per altre colture, in cui possiamo con un trattamento avere, diciamo, la possibilità di controllare o contenere più target. Vediamo ora, oggi siamo concentrati, diciamo, sulla frutticoltura, in particolare per quanto riguarda pestre, l'abbiamo su pomace e su dropace, in particolare melo, pero, albicocco, pesco e nettarino, ha avuto l'inserimento recente di Aliomorpha aris in etichetta, è stato un adeguamento dello scorso marzo. E ricordo che su pomace abbiamo 14 giorni di carenza, mentre su drupace abbiamo 21 giorni, ma mi preme che possiate vedere quelli che sono i fitofagi presenti in etichetta. E mi preme ricordarlo perché ci avviciniamo, diciamo, ai trattamenti per la seconda generazione di Carpo capsa, ad esempio sulle pomace, e siamo in una fase in cui stanno nascendo, ci sono deposizioni, stanno nascendo cimice asiatico, quindi aliomorfa, quindi possiamo con un trattamento controllare più target. Ugualmente nelle drupace abbiamo la possibilità di controllare ciglia molesta, ma anche anarsia, tripidi e il discorso di aliomorfa, quindi la possibilità con un trattamento di controllare un ampio ventaglio di target. Tra le altre colture autorizzate abbiamo anche la vite, gli agrumi, l'olivo, anche questo l'olivo di recente introduzione col decreto del 24 marzo, oltre a altre dupace quali ciliegio e susino e numerose colture orticole. E comunque dovrete trovare poi la brochure tra il materiale disponibile da scaricare. Passando invece alle prove, quindi di specifiche di Aliomorpha aris, parto presentandovi alcune esperienze, sono una sintesi, cioè alcune dimostrative di quelle numerose fatte secondo quelle che sono le metodologie EPPO, quindi prevedono il trattamento e il controllo, diciamo, dopo 24 ore tramite frappage. Quindi vuol dire andare a eliminare tutti gli eventuali insetti sulla pianta. Il problema di queste prove, che danno, diciamo, un'indicazione molto importante, perché è quella ufficiale, diciamo, sull'efficacia, però avendo a che fare con un insetto molto mobile, diciamo, hanno anche una certa variabilità, però danno delle indicazioni molto chiare. Vediamo l'effetto abbattente del prodotto dopo un giorno, che non è il complessivo invece che può fare l'insetticida se andassimo a valutare anche dopo alcuni giorni. In particolare vi presento una prima esperienza fatta con Sagea lo scorso anno in provincia di Cuneo, su melo, varietà Geromin. Abbiamo praticamente il confronto fra Kestrel utilizzato alla dose, diciamo, di etichetta, quindi i 100 grammi di attivo corrispondono al mezzo litro di formulato commerciale per ettaro, e vediamo l'effetto abbattente. Qui avevamo un numero medio di 23 individui, e sono adulti e ne ha di vario stadio, perché andiamo effettivamente nella popolazione presente in campo, e vediamo l'efficacia a un giorno di Kestrel è stata di oltre il 70% rispetto ad un formulato, diciamo, di riferimento a base con un dosaggio inferiore di principio attivo ettaro autorizzato, che ha portato invece a un'efficacia più, diciamo, un pochettino inferiore a un giorno. Vediamo l'ulteriore esperienza su pero Abate Fettel, fatta sempre dal centro di disagio di Sagea, anche in questo caso controllo a 24 ore dal trattamento, siamo al 22 di luglio, e vediamo l'efficacia dopo un giorno, siamo intorno al 50% per Kestrel, 100 grammi di attivo, quindi il mezzo litro per ettaro di principio di formulato commerciale, a confronto a un riferimento standard con 75 grammi, e vediamo la differenza, in questo caso, ripeto, abbastanza significativa, anche se chiaramente sono dati, diciamo, parziali, legati al solo un giorno.
Qui vediamo un'ulteriore esperienza su, su Nettarina, Big Top, fatta in provincia di Ravenna, Bagnacavallo, e anche qui vediamo Kestrel, dopo 24 ore abbiamo un'efficacia superiore al 60% e diciamo superiore allo standard di riferimento. E le prove su cimice non sono molto facili perché lei ha appunto una certa mobilità, quindi non è facile, diciamo, in... sono state fatte prove in condizioni controllate, quindi con l'uso di manicotti di rete, come potete vedere in queste immagini, e vado direttamente ai risultati perché il motivo l'ho già spiegato. Vediamo su nel 2019, su miei anni di terza età, vediamo l'efficacia molto elevata già dopo un giorno, siamo vicini al 90% per Kestrel e poco meno per il prodotto di riferimento. A tre giorni l'efficacia con Kestrel era oltre il 95%, il prodotto di riferimento era un po' sotto il 90% e a sette giorni abbiamo un controllo completo. Si conferma l'efficacia ottimale di acetamiprid su, su cimice esatica, in particolare sugli, sugli individui giovani. Vediamo un'esperienza fatta invece nel 2018 su neari di quinta età e su adulti, su una popolazione mista. Vediamo come Kestrel abbia avuto dopo un giorno un effetto abbattente molto importante, oltre il 50%, a tre giorni siamo andati oltre il 70% e si mantiene a questo livello anche dopo sette giorni, con una partenza e comunque una tenuta, diciamo, superiore rispetto allo standard di riferimento. Quindi questo, diciamo, conferma l'utilità del prodotto per il controllo di cimice asiatica e per ricostruire le strategie. Chiaramente oggi dobbiamo pensare alla frutticoltura, abbiamo, non abbiamo solo la cimice, abbiamo altre problematiche, quindi come ha detto prima il dottor Romeo, abbiamo la possibilità di utilizzare anche altri strumenti, intendendo anche le protezioni con le reti e una strategia che comprende più prodotti. La cosa importante per noi è quella che, ad esempio, parlando di pomace e drupace, l'utilizzo di Kestrel contro anche quelli che sono i suoi target, diciamo, di elezione, quindi Carpocaps, Acidia, senza scordare poi la presenza anche di, diciamo, di altri insetti in etichetta, quindi microlepidotteri e altri che possono essere presenti in quella fase, abbiamo un contemporaneo controllo di cimice asiatica. E noi oggi parliamo di frutticoltura, abbiamo il discorso di pomace, drupace e con Kestrel. Mi preme ricordare che ad esempio su frutti a guscio e in particolare sul nocciolo abbiamo anche Caimo, la base di lambda-cialotrina, che ha l'autorizzazione sul controllo delle cimici, e quindi anche di cimice asiatica, e può essere uno strumento per il controllo su, quelle, su quel tipo di colture. E per quanto riguarda poi il materiale su cimice, appunto, penso vi è... vi verranno poi distribuite le brochure, quindi non mi dilungo. Vi parlo invece di quelli che sono un po' gli sviluppi futuri e, visto l'orario, cerchiamo di avvicinarci poi a condivisione anche eventualmente le vostre domande. Gli sviluppi futuri per Kestrel sono legati alle estensioni su nuove colture in arrivo, quindi nei prossimi anni prevediamo l'estensione su molte colture, e un altro aspetto importante è quello dell'efficacia, dell'efficacia ovicida. Perché noi abbiamo lavorato gli anni scorsi su neanidi e su adulti in campo e in condizioni di semicampo, abbiamo iniziato proprio grazie alle esperienze che ci sono oggi con gli allevamenti di cimici, quindi c'è la disponibilità di trovare individui in un numero sufficiente per poter fare anche esperienze di questo tipo, e molto interessanti alcune esperienze che con l'applicazione di Kestrel in abbinamento a Prevam, dove cercavamo di verificare un pochettino quella che era l'attività ovicida, e utilizzando Prevam per la sua attività, diciamo, un po' di ampio spettro e che può anche avere un effetto, diciamo, leggermente battericida. I risultati sono stati molto incoraggianti perché la miscela Kestrel più Prevam alle dosi utilizzate normalmente in campo per il controllo di altri parassiti e di altri fitofagi hanno dimostrato un'ottima attività ovicida. Parliamo di un'efficacia veramente molto elevata. Quindi approfondiremo questi aspetti. Quello che posso, diciamo, dire è che
presto torneremo con dei risultati, penso, molto interessanti proprio dell'utilizzo di Kestrel anche per contenere, diciamo, lo stadio uovo in abbinamento a Prevam. Per chiudere, richiamo un po' quelli che sono gli aspetti importanti sono dell'utilizzo di Kestrel per il controllo di cimice asiatica, la possibilità di avere un prodotto multi-target con diversi insetti di interesse per il frutticoltore da poter controllare, l'efficacia contro adulti e neani di cimici, l'inclusione di disciplinari di produzione integrata nei vari protocolli di filiera, il fatto che oggi con questa formulazione possiamo andare incontro alle esigenze di efficacia ma anche di sostenibilità. Volevamo darvi anche alcune testimonianze di quelle che è le esperienze in campo ed in laboratorio. Alcune testimonianze, una di Maurizio Fiorini che ci parlerà in poco più di un minuto, quindi una pillola molto semplice, ma di quello che è la problematica cimice in frutticoltura in Emilia Romagna e alcune indicazioni, diciamo, sull'uso di Kestrel. Michele Preti di Astra Innovazione e Sviluppo potrà raccontarvi brevemente, in maniera anche migliore di quella che ho fatto io, le esperienze con i manicotti di rete, ed Elisa Marchetti del centro di saggio agri2000.net, che lavora nel laboratorio, quindi nell'allevamento di cimice asiatica e del suo antagonista parassitoide Trisholcus japonicus, vi darà un'anticipazione dei risultati anche di Kestrel in questo campo. Siamo qui a parlare di cimice asiatica, degli Amorphalis. Siamo in un'azienda a Molinella, è un'azienda del gruppo Spreafico che negli ultimi anni ha sempre avuto dei danni importanti da cimice asiatica. Potendo scegliere in una zona di frutticoltura mista, lei sceglie prima le drupacee insieme al pero e solo successivamente il melo. Però se ci spostiamo in ambiti prettamente melicoli, il danno è elevatissimo su melo e già dalle prime fasi. Siamo arrivati in alcune zone in passato fino al 40-50% di danno, nonostante numerosi trattamenti fatti. Siamo qui anche a parlare di acetamiprid, che è un prodotto che ha una buona attività sugli adulti ed elevatissima sulle forme giovanili. L'uso dell'acetamiprid va visto anche in associazione a problematiche diverse, come potrebbero essere cadute peteli, tentredini, meridi, afidi, come potrebbe essere in epoca successiva una valenza anche carpocapsa. Buongiorno a tutti, mi chiamo Michele Preti del centro di saggio Astra Innovazione e Sviluppo e da diversi anni conduciamo prove sperimentali di laboratorio, semicampo e campo sulla cimice asiatica. Siamo qui in un pereto per mostrarvi la tecnica dei manicotti di rete, dove conduciamo prove di campo con le cimici in ambiente confinato. In particolare, appunto, le cimici vengono racchiuse in questi manicotti di rete con una sorta di infestazione artificiale che permette da una parte di garantire un'uniformità di infestazione che molto spesso in condizioni naturali non è possibile garantire con la cimice asiatica. In particolar modo, nell'ultimo biennio abbiamo condotto diverse prove con Kestrel, principio attivo acetamiprid, confrontandolo con altri formulati commerciali a base di acetamiprid alla dose di etichetta. Quello che è emerso è che Kestrel risulta essere comparabile per efficacia agli altri prodotti a base di acetamiprid, garantendo ad esempio in una prova del 2019, già a un giorno dall'applicazione, una mortalità per effetto, diciamo, abbattente dell'85% su neani di terza età. Questa mortalità poi in quella prova è evoluta al 100% a 7 giorni. Presso i laboratori di Agri 2000 abbiamo in allevamento Amorphalis, la famosa cimice asiatica. Abbiamo a disposizione numerosi individui adulti. Gli individui adulti depongono una gran quantità di uova e le uova vengono utilizzate per l'allevamento massale del parassitoide Trisholcus japonicus, che poi forniamo alla regione Emilia Romagna, che si occupa del lancio in ben 300 siti sparsi per tutta la regione
per la diffusione appunto di questo parassitoide a contrasto della diffusione della cimice asiatica. Avendo a disposizione numerose ovature di Angiomorpha alis, in questi laboratori ci occupiamo anche di prove di efficacia di insetticidi. In particolare, attualmente abbiamo avuto dei risultati molto interessanti mediante l'utilizzo di due prodotti, che sono Kestrel e Prevam, che hanno avuto, elevata mortalità, sulle uova di cimice asiatica. Benissimo, iniziamo con le domande. Allora, ci chiedono, la prima domanda, ci chiedono se è possibile usare Kestrel in miscela con i fungicidi. Assolutamente sì, la formulazione di Kestrel è una formulazione con un'ottima compatibilità con tutti i principali fungicidi ed eventualmente anche con altri prodotti, quindi in condizioni sia di volumi normali che di volumi ridotti, penso ai 4-5 quintaettolitri per ettaro che si possono usare in condizioni diciamo controllate, non abbiamo nessun tipo di problema. Qualora ci fossero miscele molto articolate con fertilizzanti e quant'altro, può essere utile un saggio, però in generale questo vale per tutti i prodotti. Io mi sento di definire oggi Kestrel una delle formulazioni con la miglior compatibilità oggi sul mercato. Benissimo, poi ci chiedono, Giovanni ci chiede, per Drupace in biologico cosa possiamo dare in miscela con Cuproxat? Quindi ha accolto il suggerimento Il con il fungicolo. suggerimento, sì. Allora, stiamo lavorando sicuramente con la miscela con Prevam Plus, che in alcune colture mi sembra abbiamo la possibilità dell'utilizzo. Andavo un attimino a ridare un'occhiata all'etichetta perché non vorrei mai dire, però abbiamo la registrazione, ad esempio, su Pesco. E dove possiamo utilizzarlo proprio in aggiunta al Cuproxat, questo migliora sia l'attività eventualmente fungicida, e l'abbiamo visto quest'anno, abbiamo avuto l'estensione ad esempio anche su Pomace per il controllo di titolatura, ma può dare anche una mano all'attività battericida, che abbiamo delle interessanti esperienze all'estero e anche in Italia sull'impiego ad esempio su pomodoro, dove abbiamo avuto quest'anno l'estensione. In più c'è un'attività diretta sulle giovani, forme giovanili di cimici asiatiche e di altri insetti di Prevam alle dosi normalmente autorizzate. Quindi per me una coppiata vincente può essere quella di Prevam Plus più Cuproxat. Ok, grazie. Ci chiedono quale prodotto è possibile usare contro la cimice sul nocciolo, se Kestrel non è Sì, autorizzato. Kestrel è autorizzato, anche se abbiamo, diciamo, un piano allo sviluppo. Su nocciolo il prodotto che consigliamo è Caimosorbil, Lambda Cialotrina. Mi preme ricordare una cosa, perché dire Lambda Cialotrina uno può dire ma una vale l'altra. In realtà c'è una grossa differenza tra Caimosorbil e altre formulazioni. Caimosorbil è una formulazione VG, quindi ha un basso impatto per l'operatore perché non fa polveri, ma è una formulazione che contiene al suo interno la speciale tecnologia Sorbi, cioè contiene dei coformulanti che permettono un'immediata e rapida solubilizzazione e che lo rendono, una volta disciolto in acqua, paragonabile a un EC. Questo vuol dire un importante effetto abbattente che normalmente non otteniamo con formulazioni microincapsulate che sono oggi, diciamo, disponibili sul mercato. Quindi mi preme ricordare uno degli aspetti importanti è proprio l'efficacia del principio attivo, Lambda Cialotrina, ma soprattutto la formulazione che dà un effetto battente che altre formulazioni non danno. E Caimo ha registrato sul nocciolo e può essere utilizzato, ad esempio, interessante anche su noce, dove praticamente mancano le alternative La per frutta a l'insetto. guscio. Sì, esatto. E un altro campo di impiego interessante quest'anno, che vale sia per Kestrel ma anche per Caimo, è quello dell'olivo, dove vengono a mancare sempre più insetticidi e quindi, anche se diciamo il problema è più di ambienti dove la cimice per fortuna è meno presente, però ricordo anche queste due colture importanti per Caimo e per Kestrel. Grazie. Sì, hai fatto bene a ricordarlo, infatti l'olivo insieme alla cimice sono appunto le novità di quest'anno nell'etichetta Kestrel e quindi appunto sono stati gli argomenti dei nostri webinar, appunto
a questo webinar ha preceduto quello sulla mosca dell'olivo, che potete trovare la registrazione sulla pagina appunto sul canale YouTube di Sumitomo Chemical. Un'altra domanda ci chiedono, ecco, ci chiedevano se potevi ripetere il motivo per cui sono stati usati i manicotti, brevemente, giusto perché non si sentiva bene l'audio. Ah, chiedo scusa. Allora, i manicotti sono serviti per avere un controllo chiaro dell'efficacia dei prodotti. Perché, ripeto, la cimice è un insetto molto mobile, per cui noi rischiamo, cioè, o trattiamo degli appezzamenti interi, quello che fa l'agricoltore in campagna, quindi se poi andiamo a vedere al centro dell'appezzamento, diciamo, possiamo dire che abbiamo una situazione di quello che abbiamo fatto, ma quando facciamo prove parcellari ripetute con repliche e quindi si lavora su superfici, diciamo, di alcune decine di metri quadri, su un numero limitato di piante, se parliamo di frutticole normalmente si lavora con 6, 8, 10, 12 piante al massimo. E il rischio di inquinamento, cioè che le cimici che io ho colpito in una parcella e vanno poi magari a cadere in un'altra, o la mobilità, vanno a morire all'esterno o rientrano il giorno dopo il trattamento, quindi io non posso avere una chiara visione dell'efficacia, rischio di avere una visione dell'efficacia che è influenzata da, diciamo, da questi aspetti. È vero che la replica parcellare ci permettono di normalizzare un po' questo errore, quindi avere comunque delle indicazioni valide, perché le prove vengono ripetute almeno su quattro repliche, in alcuni casi anche su cinque. Però un modo per vedere in maniera molto chiara l'efficacia è quella di prendere le cimici, chiudere all'interno appunto di questi manicotti di rete o comunque in una situazione di rete, e lì siamo sicuri che 50 cimici abbiamo messo, 50 cimici 3-7 giorni. Quindi abbiamo un'efficacia molto ben chiara e molto ben sicura rispetto a una maggiore variabilità che possiamo avere in campo. Spero di Chiarissimo. essere stato Sì, chiaro. Penso che anche le chiarissimo. norme EPO probabilmente si adegueranno anche a queste metodologie, perché come anche le prove in laboratorio a volte possono servire per capire in maniera molto più sicura l'efficacia dei prodotti. Poi il campo è sempre, diciamo, l'ultima parola, perché l'agricoltore poi deve riconoscere in campo questi effetti. Però vi garantiamo che questo è un modo per avere risultati certi. Grazie, sì, infatti diciamo che è raccomandabile che prendano questo suggerimento quelli dell'EPPO. E poi ci chiedono quanti trattamenti sono ammessi contro il cimice. E i trattamenti ammessi in chestro sono due, che sono quelli ammessi oggi su Pomace e Drupace, quindi due sono quelli che abbiamo a disposizione, e poi, diciamo, cerchiamo di usare altri strumenti e qualche altro prodotto che abbiamo a disposizione, però sicuramente dobbiamo cercare di mettere in piedi un po' tutto quello che c'è a disposizione. Ringrazio tutti della partecipazione, ringrazio soprattutto Roberto per la bellissima relazione, completa e vi saluto, vi auguro una buona serata. Buonasera a tutti.